Questi sono i tempi e i momenti dell'azione diretta. E quindi questo momento qui insieme che si sta interpretando è un momento particolarmente importante nel passaggio politico che stiamo vivendo adesso, perché noi in Italia abbiamo una crisi drammatica di democrazia rappresentativa. Intendo dire che ci hanno abituati a pensarci una repubblica democratica e siamo abituati all'interno degli schemi politici e culturali della modernità a immaginare una democrazia come ad un processo di formazione delle decisioni collettive basate su una cosa che si chiama la rappresentanza. La rappresentanza è in qualche modo la chiave di lettura dell'idea stessa della legittimità politica. Un sistema politico è legittimo in quanto funzionante su una rappresentanza che funziona. Ebbene, noi in Italia purtroppo da qualche anno stiamo sperimentando una crisi drammatica della rappresentanza. Non è che sia una cosa nuova, perché nella cosiddetta prima Repubblica, la Repubblica dei partiti, c'era comunque un problema di rappresentanza in quanto sostanzialmente le élite tendevano ad essere scelte. A partire da un certo punto però, e siamo all'inizio degli anni 90, la crisi è diventata ancora più drammatica perché i partiti sono andati dissolvendosi come luogo di produzione di politica e quello che è rimasto è stata una dialettica sempre più verticistica, fondata sostanzialmente su un depotenziamento dell'organismo rappresentativo che è il Parlamento a favore dei governi, cioè a favore di quei signori che hanno in quel momento la maggioranza. Se a questo aggiungiamo che siamo governati da una legge elettorale per cui sostanzialmente in Parlamento invece di sedere dei rappresentanti del popolo siede un gruppo di un'oligarchia sostanzialmente ricattata dai vertici, incapace di esprimere qualsiasi tipo di indipendenza di pensiero, voi vedete che il modello della rappresentanza in questo paese è in una condizione drammatica. Quando manca la rappresentanza, e noi quando ci siamo accorti in realtà davvero di qual è lo stato terminale della democrazia in Italia? Secondo me ce ne siamo accorti col tempo, ma insomma quello che è apparso molto visibilmente in questi giorni molto vicini a noi è stata questa cosa sciaguratissima della decisione di violare l'articolo della Costituzione che ripiude la guerra andando a bombardare la Libia contro la volontà probabilmente di molti milioni di italiani, e invece il Parlamento unanime, cioè senza nessuno che si opponesse, ha votato per l'operazione in Libia. Allora, se un Parlamento non è capace di rappresentare milioni di persone, evidentemente questo dimostra nel modo più chiaro quello che stavo dicendo prima, ossia che la democrazia non è più tale. Quando la democrazia rappresentativa non funziona, resta la democrazia diretta. Nel nostro paese la democrazia diretta è un istituto legato sostanzialmente al referendum, e noi abbiamo appena portato a casa una straordinaria vittoria da quel punto di vista, perché siamo riusciti in qualche modo a far funzionare un momento di democrazia diretta molto importante dal punto di vista anche costituzionale, perché è stata una vittoria portata avanti in condizioni estremamente difficili. Tutti gli apparati del potere costituito erano sostanzialmente schierati contro il referendum, e non di meno, grazie ad un'azione capillare dal sotto in su, una vera e propria azione politica nel senso più vero del termine, di politica nel senso di fisicità, di comunicazione diretta fra le persone, si è riusciti a ottenere un grande risultato. Ed è un risultato che ha portato agli onori della cronaca questa idea di beni comuni. I beni comuni sono qualche cosa che appartengono a tutti quanti e che emergono soltanto nel momento in cui un numero significativo di persone ne prende coscienza e lotta per farli valere. Veniamo a questo meraviglioso teatro. In che senso possiamo dire che il Teatro Valle è un bene comune, e in che senso dall'osservazione di quello che sta succedendo qui in questi giorni possiamo avere un'altra rappresentazione molto importante e molto diretta di quella che è il potenziale emancipatorio, cioè il potenziale di liberazione di forze politiche che vanno in una direzione di controtendenza rispetto agli assetti di potere dominante di questa nozione di beni comuni. Ebbene, lo vediamo molto semplicemente: questo teatro, per quanto bellissimo, se vuoto, è un luogo morto, no?
Un teatro, una costruzione, un qualsiasi bene, un qualsiasi oggetto dello spazio materiale, un qualsiasi arredo del mondo, se non animato dalla presenza di persone, resta un oggetto del mondo esterno incapace di produrre alcunché. Può essere molto bello, può essere guardato, può essere musealizzato in varia forma, ma non è capace di esprimere quella particolare relazione tra l'essere e l'avere che è il bene comune. Cioè il bene comune emerge in quanto tale in una dialettica fra un'esperienza collettiva, che è un'esperienza di lotta, l'esperienza che state portando avanti molto bene e con grande passione, con grandi sacrifici da diversi giorni, quindi un'esperienza di lotta che è un modo di essere e di essere insieme, e un bene all'interno del quale, uno spazio all'interno del quale questa lotta si attua, in difesa del quale questa lotta prende senso politico. Questo è in qualche misura il punto che accomuna l'esperienza del valle come bene comune rispetto all'esperienza dell'acqua come bene comune, rispetto a questa grande battaglia che è stata fatta per la tutela dell'acqua, che ha preso senso non in quanto rapporto con una merce, con un bene inanimato, conoscibile e misurabile sul piano tecnologico. Io ho litigato mille volte in questo anno e mezzo di campagna referendaria con tanti oppositori del referendum che cercavano sempre di portare il discorso in una prospettiva o idraulica ingegneristica o di tipo aziendalistico, no? Ah, ma poi dove si trovano i soldi per aggiustare le reti? Ah, ma poi come facciamo a fisicamente fare in modo che si trovino gli investimenti necessari, no? Ma la cosa importante quando si riflette sulla nozione di bene comune è l'uscita da una logica di tipo puramente aziendalistico e mercificatorio, una logica meccanicistica, una logica che estranea il soggetto rispetto all'oggetto, e si entra viceversa in una logica della condivisione che è di per sé logica ecologica e logica di lungo periodo. Il problema vero qual è? Che quando tu consegni l'acqua, così come quando tu consegni un teatro, non è molto diverso, a una società per azioni privata, avente come scopo quello di fare dei profitti e degli utili, consegni questo bene comune ad una logica che è una logica necessariamente di profitto e di breve periodo. Ed è una logica che è incompatibile con determinate esperienze del vivere insieme. È incompatibile sicuramente con l'università, abbiamo fatto un'altra battaglia, tante battaglie insieme con l'idea università bene comune. Perché questo? Perché si è sempre pensato che l'università, così come la scuola pubblica, così come l'acqua, così come il teatro, così come la libera informazione, così come dovrebbe essere la RAI, sono delle entità che andrebbero interpretate in modo slegato rispetto alla logica di breve periodo nell'interesse di una logica più lunga, che è una logica che si fa carico di quelli che sono interessi della riproduzione e non soltanto interessi della produzione. Cioè, mentre la logica del mercato è logica produttiva, il valle quante persone fa entrare tutte le sere, bastano i soldi che questi pagano come biglietto per pagare le maestranze, per mantenere le spese e per farci un profitto, no? Se questo venisse privatizzato verrebbe gestito ovviamente attraverso quel tipo di logica lì. Quando lo si vuole interpretare come bene comune, si riconosce che di fronte a una cosa importante come un edificio che c'è da 300 anni, che ha visto una parte importante dell'identità culturale di questo paese prodotta qui, occorre fare un salto, direi, di nobiltà e vedere le cose in un ambito un pochino meno mentecatto rispetto a quello di se torna di conti alla fine del mese. Ora noi purtroppo ci troviamo in una fase storica nelle quali i rapporti tra privato e pubblico sono drammaticamente cambiati. La strutturazione dei modelli capitalistici occidentali contemporanei, a partire da almeno 30 anni, ha fatto dei passi da gigante nella direzione di squilibrare il sistema a favore del privato. Il privato, come
gruppo relativamente piccolo di persone spinte all'accumulazione di capitale è stato capace di occupare spazi sempre più significativi nel governo della nostra vita. Il fatto che la politica rappresentativa non rappresenti in realtà è legato al fatto che la politica rappresentativa, che i rappresentanti del popolo, sono in qualche misura, perdonatemi una parola, fa sempre arrabbiare tutti quando la dico, ma sono di fatto a libro paga dei poteri forti. Cioè il rappresentante del popolo, tendenzialmente spinto da un'esigenza di riprodurre il proprio ruolo in una futura legislatura, dipende in larghissima misura dalle sue possibilità di essere rieletto. Queste possibilità di essere rieletto dipendono in larghissima misura dalla quantità di capitali privati che riesce a controllare, a funzionalizzare la propria elezione, e questi capitali privati che funzionalizzano l'elezione del personale politico naturalmente vogliono poi qualcosa in cambio. E questo qualcosa in cambio che vogliono è la produzione di un mondo politico amichevole rispetto agli interessi privati di questi particolari gruppi.